Ciao a tutte e tutti, oggi ci troviamo alla sede di Fondazione Innovazione Urbana del Comune di Bologna. Andremo ad intervistare Erika Capasso e Simona Beolchi, che ci parleranno del bilancio partecipativo dell'anno 2022-2023 e dei laboratori di quartiere. Che cosa sono tutte queste cose? Beh, non ci resta altro che scoprirlo chiedendola a loro. Ciao Erika, se ci puoi fare una presentazione di te e raccontarci quello che fai e di che cosa ti occupi. Ciao a tutte e tutti, io sono Erika e sono la presidente di Fondazione Innovazione Urbana e sono la delegata del sindaco, quindi lavoro nel gabinetto del sindaco con la delega ai quartieri, al terzo settore, alle case di quartiere e al bilancio partecipativo. Ciao Simona. Ciao a tutte e tutti, sono Simona Beolchi, sono un urbanista, lavoro alla Fondazione Innovazione Urbana da circa 5 anni e mi occupo di città, di trasformazione della città e di percorsi di coinvolgimento e di partecipazione dei cittadini e delle cittadine. Ti chiedo di descrivermi in poche parole che cos'è il bilancio partecipativo e in particolare che cosa sono i laboratori di quartiere. Il bilancio partecipativo è un'occasione che noi abbiamo, uno strumento molto importante che il Comune di Bologna di cui si è dotato dal 2017 ed è uno strumento che serve per coinvolgere i cittadini nel decidere, immaginare come trasformare delle zone della nostra città. Quindi è proprio uno strumento importante di collaborazione e di condivisione delle decisioni, per cui si chiede ai cittadini di fare delle proposte, di proporre come vorrebbero trasformare determinate zone della città e poi dopo queste proposte vanno al voto e si chiede a tutta la cittadinanza di scegliere insieme appunto quale proposta vogliono che diventi realtà. I laboratori di quartiere sono diciamo proprio quell'infrastruttura, quella cornice che ci serve per lavorare insieme ai cittadini con il bilancio partecipativo ma con anche tanti altri processi, e quindi i laboratori di quartiere sono proprio quel luogo dove l'amministrazione comunale si incontra con la cittadinanza e lì si condivide informazioni, condivide conoscenza e condivide anche insomma bisogni, proposte e insomma si mette in dialogo con la cittadinanza. Secondo te perché un ragazzo della mia età, quindi un adolescente, dovrebbe partecipare a questi incontri? Magari proporre anche dei propri progetti. Ma io penso che è un'ottima, una bellissima occasione perché la città è di tutti e di tutti, anche dei ragazzi e delle ragazze. Penso che sia importante per un ragazzo o ragazza della tua età mettersi in gioco, provare a collaborare con altre persone per migliorare il luogo in cui vive, per migliorare la scuola, lo spazio attorno alla scuola che tutti i giorni frequenta, per sentirsi protagonista della città e per sentirsi anche responsabile di questa. Mi ricordo quando io avevo 16 anni e magari desideravo che le cose fossero diverse, ma non sapevo come fare a far sì che diventassero, no? Come magari le volevo io. Questo è uno strumento per far sì che questo avvenga. Tramite questo strumento c'è proprio la possibilità che il desiderio, no? Che la città sia in un modo possa diventare realtà, e quindi io mi chiedo perché non sfruttarla. Quindi io vi invito, ti invito a partecipare, a portare le vostre idee, le vostre proposte, proprio perché lì c'è uno spazio vero attraverso cui potete far valere delle vostre idee e la vostra decisione rispetto a come volete la città. Come si intraprende un progetto, nel senso quali sono le scadenze e diciamo un attimo anche l'iter realizzativo di esso? Allora, il bilancio partecipativo riparte da fine gennaio 2023, ci saranno diversi incontri sul sito di Fondazione Innovazione Urbana, che è www.fondazioneinnovazioneurbana.it, sulla sua pagina Facebook e Instagram, e anche sul sito del Comune di Bologna si troveranno tutte le date. Comunque a partire da fine gennaio ci saranno degli incontri, uno in ogni quartiere, quindi anche a seconda del quartiere in cui uno vive può scegliere dove venire, e lì appunto si inizierà a ragionare su quali proposte, come poterle strutturare. Questo percorso sarà fatto di circa 4 incontri che andranno da fine gennaio a più o meno marzo. Dopodiché ci sarà una fase di messa a sistema della proposta e poi di pubblicazione di voto, e lì inizia una vera campagna elettorale, nel senso che ogni proponente di una proposta dovrà andare in giro in città e promuovere la propria proposta e chiedere a chiunque, tutti i cittadini dai 16 anni in su
e anche non residenti a Bologna, per esempio se ci sono dei ragazzi o delle ragazze che magari sono residenti a Casalecchio, a Granarolo o a Castelmaggiore, ma magari vengono a scuola a Bologna, possono comunque votare il bilancio partecipativo, perché il bilancio partecipativo vuole che chiunque abbia un interesse nella città, magari studia qui, lavora qui, fa volontariato qui, anche se non è residente, può votare le proposte del bilancio partecipativo. Quindi poi si apre quella fase e dovremo poi scoprire chi vincerà i primi di giugno. Ti chiedo di riassumere con tre parole gli obiettivi del bilancio partecipativo di quest'anno. Sono immaginazione, sì, perché bisogna che immaginiamo, no? Dobbiamo immaginare ma desiderare anche, quindi immaginazione e desiderio, direi, di una città nuova, una città sostenibile, una città che sia a misura di tutte e di tutti, e quindi credo che queste due parole siano proprio un po' l'anima che ci deve spingere a partecipare e a proporre dei progetti. Un'altra parola è collaborazione, perché l'idea è quella che questi progetti siano progettati da più persone, non solo individualmente, non solo per rispondere ai bisogni di un'unica persona, ma che siano delle idee collettive. E poi redistribuzione. Perché tramite il bilancio partecipativo noi possiamo provare a redistribuire potere decisionale, che è una cosa tanto importante e che è alla base della democrazia. E quindi io credo che, se posso usare una quarta parola, ci butto e chiudo anche con democrazia, nel senso che condividere le scelte, condividere proprio anche i desideri, no? L'immaginazione della città sia un'importantissima pratica democratica.